Gabriele Porin, presenzialista televisivo, mezzanotte e 37 minuti del 19 maggio, no, è passato poco più di 20 minuti dalla fine della settima puntata del serale di Amici 2013. Che dire, puntata interessante, mi ha... Dico subito cosa mi ha profondamente emozionato. Mi ha emozionato il duetto Greta Moreno e Massimo Ranieri. Trovo che quello sia stato un momento molto alto di televisione. Hanno cantato Perdere l'amore, canzone insomma stranota, canzone che nel momento in cui veniva eseguita da Ranieri, Greta e Moreno, ho visto anche molti ragazzi giovani che la cantavano, e questo è indicativo ed è bello, l'idea che insomma, un cantante come Ranieri, che insomma, ha comunque una certa età, è giovane, insomma, è comunque è da 40 anni che fa musica, ha la sua età, ecco, non è più un ragazzino. Però ecco, con tutto questo è stato bello vedere che i ragazzi giovani cantassero insieme a Greta Moreno questo pezzo di storia della musica italiana. E devo dire però che la puntata nella sua totalità l'ha fatta Nicolò. Nicolò è un ballerino strepitoso, veramente molto molto bravo, sempre di più mi convince. Fino alla settimana scorsa sostenevo e continuo in teoria a sostenere che il programma lo vincerà, che ci sarà solo un solo vincitore tra cantanti e ballerini. E quindi io l'ho detto anche alla fine della sesta puntata, sono quasi certo che sia Greta a vincere il programma. Con la puntata di oggi comincio ad avere qualche dubbio che possa esserci anche Nicolò tra i probabili, cioè che possa essere lui il vincitore dell'edizione 2013 di Amici. È stato veramente molto bravo in questa puntata. Come note di curiosità, ospite un artista internazionale, un attore internazionale, Patrick, poi mi sfugge il cognome, comunque uno dei protagonisti della serie televisiva molto nota, Grey's Anatomy, è intervenuto in più di un'occasione anche durante la puntata. Devo dire, è un attore che io non è che amo tanto, quindi non mi sento di spendere troppe parole per questo ospite. Torno a dire che rispetto alle prime puntate, durante le quali Mario De Filippi ci aveva viziato con dei grandissimi attori internazionali, americani, che hanno fatto poi la storia del cinema, via via sono stati ospitati anche degli attori italiani, molto giovani, quindi rispetto agli artisti che ho citato prima, nulla a che vedere, e anche oggettivamente, sì, sicuramente l'ha presentato a De Filippi come uno degli uomini più sexy al mondo, poi molto noto per questa serie televisiva, che io però personalmente ho visto pochissimo, quindi non mi esprimo, però a pelle non mi entusiasma più di tanto. La puntata, anche giusto sottolineare, è la prima puntata in cui non è stato presente come coach, come allenatore della squadra blu, Michel Bosé, tant'è vero che c'era la validissima sostituta Eleonora Bagnato, ballerina, prima ballerina dell'Opera di Parigi, antipaticuccia, devo dire antipaticuccia, perché ha sottolineato durante la puntata, e poteva farne a meno, in due o tre occasioni, che Pasquale, che è il ballerino, l'unico della squadra bianca, tecnicamente è meno preparato rispetto a Nicolò. Vorrei vedere, non è mai possibile, io questo l'ho detto da sempre, da quando io seguo Amici, e continuerò a dirlo, non si può paragonare il ballerino classico al moderno. È ovvio che un ottimo ballerino di classico e un ottimo ballerino moderno sulla bilancia e a livello
d'emozione, a livello scenografico, a livello anche proprio di pelle, visivo, è ovvio che il ballerino classico, ripeto, se parliamo di due ottimi ballerini, uno classico e uno moderno, quello classico andrà sempre a spiccare di più. C'è poco da fare, perché comunque la danza classica ha un fascino diverso. Questo nulla toglie alla moderna. Non voglio fare il discorso dell'Alessandra Celentano, che il ballo classico è più importante del ballo moderno, ma se dobbiamo confrontare e quindi dare un giudizio di due uguali bravi ballerini, in questo caso Nicolò, c'è poco da fare, Nicolò è un talento assoluto. Pasquale è un bravissimo ballerino che farà la sua carriera, uscirà da qui e avrà sicuramente possibilità di lavorare, ma Nicolò è un vero talento. Detto questo, non ci sono stati ospiti, quindi siparietti comici, mi sembra già la seconda puntata in cui Maria De Filippi non ha ospitato personalità e personaggi o cabarettisti o comunque comici. L'aspetto più curioso della puntata, forse più curioso, ma nel momento di siparietto, se vogliamo, l'aspetto colorato, un po' divertente, un po' di gossip della trasmissione, è il ballo che Maria De Filippi ha fatto. Un ballo lento, ben stretta, con questo medico della famosa serie Grey's Anatomy, come si pronuncia, di cui, ripeto, mi scuso con gli amici di YouTube, ma non ricordo, Patrick lo ricordo, ma non il cognome. Una puntata, devo dire, divertente, e sempre di più faccio questi due nomi come probabili vincitori in assoluto, Greta e Nicolò, nulla togliere a Moreno, che sapete che è sempre solo dall'inizio, prima ancora che iniziasse il serale, proprio da tantissimo tempo, da subito, appena la prima volta che ho visto Moreno, è il mio preferito in senso assoluto. Ma oggettivamente, se dovessi mettere sulla bilancia la possibilità che vinca Moreno l'edizione 2013, è un po' difficile, perché comunque è molto bravo, molto simpatico. È una calamita, è una bomba, è una mina vagante, ma Greta ha è più completa, è una cantante con la C maiuscola, e Nicolò è un ballerino con la D maiuscola. Quindi tra questi tre Moreno ha difficoltà a arrivare proprio primo in assoluto. Io, a dovessi adesso dare una classifica, prima Greta, secondo Nicolò e terzo Moreno, o potrebbe essere primo Nicolò, secondo Greta e terzo Moreno. Viene un po' a mancare in queste ultime puntate Verdiana, che mi sembra un po' calata a livello anche proprio di caratura